parlando prevalentemente di fotovoltaico. Naturalmente bisogna avere le autorizzazioni nelle regioni in cui si opererà, e lì dove dovessero arrivare le autorizzazioni saremo nella condizione di realizzarle, e quindi attraverso la realizzazione c'è un primo problema che riguarda l'ambiente, l'energia di CO2 che non va in atmosfera. È di questi giorni la conferenza mondiale presso l'ONU, e quindi la necessità di investire in queste queste vecchie per altre nazioni in Italia vanno sviluppate ulteriormente, visto che abbiamo tantissimo sole, e dall'altra parte la possibilità concreta di creare occupazione per tutte le imprese che dovranno realizzare questi impianti.